Buongiorno a tutti, siamo quest'oggi qui con Mister Briano del Saluzzo. Mister, mi chiedo un po' che partita è stata, nonostante sia forse un po' difficile analizzarla in vista della sconfitta, in realtà, perché è stata una partita molto equilibrata, spinta forse un pochino più avanti anche dal Saluzzo a livello di occasioni, due chance clamorose con il salvataggio sulla linea. Cosa è mancato forse quest'oggi per quel qualcosa in più? La tua domanda mi mette in difficoltà. Avete visto che partita è stata? Avete visto questi ragazzi cosa sono riusciti a fare, nonostante le difficoltà, nonostante il momento? Cosa manca? Manca che la palla deve andare dentro, però oggi dall'altra parte ho visto un'occasione, il gol, perché poi non è un'occasione clamorosa. Il loro giocatore ci ha messo tanta bravura. Però forse ce lo siamo già detti qualche volta, questo è un gioco essenziale. In mezzo alla partita ci sono dei modi e delle idee per arrivarci, però poi bisogna avere la capacità e oggi mi permetto di dire anche la fortuna di vedere la palla entrare dentro. Noi onestamente nell'ultimo mese pensare che questa squadra ha fatto 0 punti è quasi un delitto. Però è difficilissimo. Io ringrazio questi ragazzi per come riescono a ricaricare tutte le volte perché sono stato al loro posto per qualche anno e so che quando si è lì è tutto buio, diventa tutto difficile. Ma è una cosa momentanea. So con sicurezza che se avremo la capacità e la forza di mantenere questa mentalità durante la settimana, qualche soddisfazione arriverà. È evidente che abbiamo una classifica complicata. Esatto, ma arrivare proprio a questo punto qui, ci sono, in realtà adesso la classifica è ancora un po' particolare, ci sono squadre con tre partite in meno, con due partite in meno. Cosa può cambiare adesso, meglio, cosa deve cambiare da adesso in poi, in queste ultime 15 giornate Ma per guarda, noi il abbiamo Saluzzo? fatto un ragionamento molto semplice, non guardiamo niente e nessuno, perché sarebbe soltanto un crearsi una situazione psicologica più difficile di quella che abbiamo. Noi guardiamo dentro casa nostra, riportare una squadra ai livelli di oggi, una consapevolezza che evidentemente noi siamo davvero in una fase negativa, in un anno particolare, sicuramente. Abbiamo delle responsabilità perché abbiamo commesso un'infinità di errori ad arrivare fino a oggi, però lavoriamo solo su di noi, sul tenere questi ragazzi con l'autostima sufficiente, non possiamo pretendere che sia così alta, per affrontare ogni gara come oggi e come da un mese a questa parte. Grazie mille, mister.